Buongiorno e ben ritrovati ad occhio ai giornali. È l'edizione di questo lunedì 21 ottobre 2024 che apriamo come sempre dando conto del Santo del Giorno. E celebriamo oggi Sant'Orsola, principessa e martire vissuta nel IV secolo. Il sole oggi sorgerà alle 7.36, il tramonto è previsto per le 18.14. Diamo adesso uno sguardo al tempo che farà. Come potete apprendere dalla grafica prevalenza di nuvole nel corso della giornata, sembrano però da escludere precipitazioni, situazione che caratterizzerà un po' l'intera giornata nel segno di temperature su valori stazionari. E il fatto che non piove è naturalmente l'elemento che rassicura dopo un weekend decisamente difficile, in particolare la giornata di sabato, connotata da fortissime precipitazioni che hanno eh, provocato problemi anche molto seri. E noi apriamo con il titolo del Corriere Adriatico concentrato in particolare sulla situazione del torrente Arzilla, che è tornato a far paura. Danni enormi se fosse tracimato. Raccolta così la testimonianza di alcuni residenti che. Eh, tornano a, a calamitare l'attenzione sullo stato del torrente eh, in funzione della cui condizione non ci sono stati in questi anni gli interventi richiesti, l'allarme nel quartiere a ridosso della foce. All'interno dell'articolo le testimonianze, se avesse continuato a piovere con la stessa intensità non si sa come sarebbe finita la fotografia riprodotta dalla Corriere Adriatico, documenta il livello raggiunto dalla torrente quando nella giornata di sabato la pioggia si è fatta battente. Naturalmente le situazioni oggettivamente più critiche hanno riguardato poi altri quartieri, in particolare Fano eh, Sud, ma anche la zona di Cimarra, interventi in corso nel weekend. Per ripulere diverse zone, diverse strade dal fango. Il personale di ASET, informa ancora il Corriere, ha liberato le caditoie ostruite dall'esondazione dei corsi d'acqua minori. Sempre all'interno del resoconto pubblicato questa mattina dal Corriere Adriatico. Eh, le ripercussioni che in particolare sulla viabilità eh, sono state provocate dal maltempo, la statale Adriatica, all'altezza di Fano. Sud, ma anche la A14 hanno subito interruzioni, si è poi eh, provveduto al ripristino. È sempre in ordine alla viabilità. Il Corriere Adriatico rileva come siano eh, sottostretto monitoraggio anche le strade di competenza della provincia. Situazione complicata anche a Marotta, sempre nel weekend, case allagate. L'aiuto dei volontari fino a notte inoltrata. I residenti di Marotta lamentano sott'acqua ogni volta che piove forte. Ora eh, basta denunciato come appunto in conseguenza delle precipitazioni abbondanti, in particolare a Marotta Nord ci siano stati eh, problemi con l'acqua che appunto ha invaso eh, le case e la carreggiata, in particolare nella zona dove si deve fare i conti con l'afflusso dell'acqua eh, da Monte Ciappellano e eh, l'esondazione del fosso adiacente. Situazione complicata anche a Pesaro, dove dal resto del Carlino possiamo. Eh, dare conto dei danni fatti da vento e pioggia, cade giù in particolare un pino secolare colpite, due auto in sosta. Chiuso ancora il cavalca ferrovia all'ingresso della città, una frana ha infatti interessato l'ardizio. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 100 interventi. Negli ultimi due giorni, come si legge all'interno dell'articolo, in cui il sindaco eh, Biancani sottolinea come il danno maggiore al momento. Sembri essere proprio la frana in corrispondenza del cavalca ferrovia lungo la statale verso Fano. Venendo eh, invece appunto alla situazione meteo e il corriere adriatico nelle pagine regionali a tracciare il quadro, pioggia e vento da burrasca nell'ultimo weekend ma l'allerta meteo è passata, questa la conferma. Strage di alberi per le forti raffiche, da oggi però non sono previsti fenomeni intensi. Domani arriva la nebbia, mentre le temperature restano su valori da tarda estate, in particolare a ottobre 1,8 gradi in più rispetto alla media degli ultimi eh, 30 anni. Registra ancora il Corriere Adriatico, che continuiamo a sfogliare per occuparci adesso di cronache di un altro incidente stradale grave avvenuto lungo le strade Fanesi. Carambola contro due mezzi, motociclista eh, grave è il titolo eh, che... Ehm... Riproduce il contenuto di un articolo in cui si racconta quanto è avvenuto ieri lungo viale 1 maggio, poco prima delle 9. È stato necessario l'intervento dell'eliambulanza per il trasporto a torrette di un trentenne motociclista pesarese che stava percorrendo la statale in direzione del capoluogo quando è stato centrato da un taxi che sopraggiungeva invece da viale Cairoli eh, L'uomo è finito poi contro un mezzo che procedeva in direzione opposta, ha riportato eh, diverse fratture in particolare alle gambe e i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno ritenuto eh, necessario allertare l'eliambulanza per il trasporto all'ospedale di Torrette di Ancona. Eh, L'uomo però non era fortunatamente in pericolo di vita e ancora cosciente. Corriere Adriatico che... Eh, registra questa mattina il nuovo appello lanciato dalla mamma di Riccardo il 19enne di Furlo di Aqualagna scomparso ormai da una settimana appello rilanciato eh, da chi l'ha visto ti scongiuro torna a casa siamo distrutti senza di te così la mamma di eh, Riccardo Federica che assieme al papà del giovane eh, Tommaso ha rivolto questo disperato appello mentre si cerca di eh, riscontrare l'attendibilità di un paio di eh, segnalazioni eh, circa la presenza del giovane. La prima sarebbe arrivata da una donna a Salerno, una coppia invece avrebbe individuato Riccardo a Pesaro, a ridosso della sua eh, scomparsa. Venendo invece all'arresto del Carlino, eh, l'argomento privilegiato oggi a Fano e anche eh, l'unico è quello della camminata in rosa che si è svolta ieri in 300. Hanno silato con la pioggia per sollecitare la prevenzione. L'iniziativa ormai tradizionale in centro e al mare a Fano per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno, ma in ordine a questo argomento farà sicuramente rumore l'intervista al eh, direttore della Brest Unit Cesare Magalotti Magalotti contro tutti mi sono stancato non sopporto più i politici che abbiamo il primario di senologia ha disertato ieri la camminata in rosa era l'appuntamento annuale per la prevenzione del tumore al seno appunto eh, Magalotti giustifica questa assenza con eh, questo sentimento di insofferenza nei confronti in particolare della politica nonostante sia stato eletto poi in consiglio comunale nelle file del PD, ma ha disertato anche le due ultime eh, sedute, si legge all'interno eh, dell'articolo come il tumore femminile non è solo ad ottobre ma tutto l'anno, io sono sempre in prima... Linea, testimonia ancora Magalotti riguardo al suo impegno eh, di medico, eh, rintuzza l'accusa di essere disertore ad Urbino e sottolinea appunto come la politica lo abbia eh, profondamente deluso, mi sono stancato nel mirino, in particolare il sindaco di Urbino Gambini e l'assessora alla sanità. Foschi, mi sembra di essere nella Calabria di Cetto la qualunque, sfodera questa similitudine. Lo stesso eh, Magalotti che sottolinea come in regione eh, quelli di destra fossero prima del PC. Mi sono adeguato alla situazione. Così ancora il professionista in forza, appunto, agli ospedali di Fano ed Urbino. Dal resto del Carlino e venendo invece a Pesaro, spazio in particolare all'omaggio che è stato reso al mito di Tonino Benelli con il monumento al suo coraggio. Grande festa ieri per l'evento organizzato dal Museo del Leoncino, l'opera posizionata in largo Tre Martiri. Iniziativa che è stata contestualizzata. Al programma elaborato eh, dall'Asi con le auto d'epoca che hanno invaso piazza del popolo il Corriere Adriatico sempre nelle pagine riservate a Pesaro si concentra in particolare invece eh, sulla cronaca e sul colpo che è stato messo a segno nella mattinata di ieri bandito armato e incappucciato leggiamo nel titolo rapina la sala slotta a tombaccia con la pistola forse giocattolo si è fatto consegnare l'incasso cassiera sotto shock dammi tutto quello che hai, questa la minaccia, eh, resa credibile dalla presenza dell'arma, arraffati qualche migliaio di euro. Forse all'esterno c'era un complice, il Corriere Adriatico. Sottolinea come la sala slop eh, presa di mira non sia nuova alle rapine. Nel 2019 aveva subito due colpi in un solo anno. Sempre dalla Corriere Adriatico, e riguardo a presenze eh, che sicuramente eh, alimentano l'allarme, eh, il problema dei bivacchi in centro, un'immagine indecorosa e abbiamo anche paura: la testimonianza di commercianti e residenti, presenze. Di persone moleste con i turisti, gruppetti di sbandati, spesso ubriachi, stazionano fra il teatro e l'ospedale. Nella tabella riprodotta eh, quella che eh, in qualche modo. Quello che è in qualche modo l'itinerario che viene eh, percorso abitualmente da queste persone, piazzale Lazzarini, la zona del teatro Rossini, via Curiel, via delle Contramine, via Oberdan, piazzale Cinelli e la zona nei pressi del pronto soccorso della San Salvatore. Parla l'assessora Mengucci. Conosciamo il problema, già intensificati i controlli e a breve anche le spy cam per chiudere tutti i varchi della ZTL. Altra zona a rischio che si aggiunge a quelle già attentate quella di Via della Robbia. È una nuova piazza per lo spaccio favorita dal buio, i residenti della zona denunciano strani traffici e la centrodestra lamenta nessun controllo. Girano anche bande di ragazzini, si legge nel sommarietto, Occorre un polo aggregativo, questa l'esigenza manifestata dai residenti, ma per quello che riguarda la sicurezza occorre ricordare anche la condizione delle periferie pur prendendo atto, segnale il Corriere Adriatico, di una eh, coperta che risulta inevitabilmente corta. Sul Corriere Adriatico anche spazio alla politica, con la presa di posizione dei componenti della lista Pesaro, che ha concorso alle ultime elezioni, eletto come loro rappresentante Bartolomei, che ha annunciato proprio in questi giorni il passaggio a Forza Italia. Bartolomei ci ha messo in profondo imbarazzo, così gli esponenti della lista che manifestano delusione per il passaggio a Forza Italia, di cui hanno preso atto soltanto dalle cronache di stampa. Quanto invece agli... Ehm, Avvenimenti riguardanti nel particolare Urbino, il Corriere Adriatico si sofferma sui 100 anni della Scuola del Libro, grande fucina di artisti, il convegno nazionale e sia, ha dato il via alle celebrazioni, il clou una mostra diffusa in città. Sulla stessa pagina anche la soddisfazione per la nomina Cavaliere di Gran Croce eh, di Vilberto Gil, eh, Stocchi che si dice onorato, ex rettore dell'Università di Urbino, ora guida l'Università. Telematica San Raffaele. E invece insoddisfazione sempre ad Urbino da parte di alcune formazioni, di alcuni movimenti eh, gravitanti nell'orbita della sinistra per il riconoscimento che l'Ateneo si appresta ad attribuire a Joseph Borrell, eh, commissario europeo, ospite appunto del capoluogo Feltresco. Contestate in particolare le posizioni che lo stesso Borrell avrebbe assunto in ordine al conflitto fra Ucraina e Russia ancora dal territorio e sempre dal Corriere Adriatico, anche il programma eh, di eh, 50 per 50 capitali al quadrato che sbarca questa settimana a Santippolito, i maestri sca scarpellini, interpreti della settimana della cultura. Titola il Corriere Adriatico, facendo riferimento all'omaggio che agli scalpellini che caratterizzano storicamente questa località dell'entroterra la settimana eh, tributerà, una settimana intitolata sui passi di Aimonetto, un omaggio al primo maestro dell'arte dell'Intarsio della pietra arenaria. 30 gli eventi tra presentazioni eh, di libri, laboratori e passeggiate in forma ancora... Il Corriere Adriatico che eh, tira anche le conclusioni della fiera del tartufo bianco pregiato di eh, Pergola. Eh, premiati nella giornata conclusiva, segnata ancora una volta dalla presenza massiccia di eh, visitatori, i premi eh, attribuiti all'amministratore delegato dell'aeroporto di Falconara Dorsogna e alla eh, redazione del TG eh, regionale RAI. Quanto invece? Alla, uh, alla cronaca relativa in particolare a eh, Pesaro ci si eh, sofferma sempre sul Corriere Adriatico, anche su una iniziativa. Quattro voci autorevoli per raccontare il talento, grandi autrici e poetesse saranno eh, protagoniste di una rassegna organizzata dalla Biblioteca eh, Bobbato in collaborazione tra gli altri con Iscop. E adesso, come sempre, il lunedì. Eh, ci occupiamo anche di sport, cominciando con il calcio e dal eh, Corriere Adriatico. Il pareggio probante ottenuto dalla Vis Pesaro sul campo dell'Entella, una delle formazioni accreditate per il salto di categoria. Vis Pari d'oro a Chiavari, così appunto il Corriere. I biancorossi in vantaggio con Coppola vengono raggiunti, ma sfornano una prova super. Partita combattuta con la squadra di Stellone che fa un figurone con una delle big del girone. Il giudizio è entusiasmo. Del tecnico biancorosso, complimenti a tutti. Elogiati indistintamente i giocatori, bravi a rispondere colpo su colpo all'entella. Forse potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, ma lo spirito mostrato è quello giusto. Eh, sul piano delle prestazioni individuali, il corriere Adriatico eh, tributa particolare apprezzamento a Coppola, Bove e Di Paola, mentre il portiere Vukovic è da rivedere sulle uscite alte. Dall'inserto sportivo invece del resto del Carlino è il focus sul Fossombrone che nel campionato di Serie D continua. A stupire favorevolmente la formazione metaurense si è imposta anche sull'Atletico Ascoli, squadra da prendere con le mole per quanto ha dimostrato in questo avvio di stagione e anche nella passata. Il Fossombrone si è imposto per 1-0, Fossombrone che ora vola altissimo in testa alla classifica insieme alla Samre Dettese, Pandolfi lo porta in vetta, Atletico Ascoli al tappeto, il titolo del resto del Carlino, una perla dell'attaccante decide una sfida tirata e non molto spettacolare, nella ripresa annulla il 2 a 0, la reazione degli ospiti non ha dato frutti. Eh, Fucili, allenatore della squadra metaurense, predica calma, la stessa classifica dell'anno scorso fa notare e in effetti si tratta di un'osservazione pertinente perché anche l'anno scorso il Fossombrone fu artefice di un avvio eh, di campionato decisamente esaltante, in quella occasione particolarmente rilevante perché il Fossombrone fungeva da matricola, dall'altra parte l'allenatore dell'Atletico Ascoli Saccardini di Dice peccato, ho poco, però da rimproverare ai eh, miei. Eh, scendiamo al campionato di eccellenza, dove per quel che riguarda l'Alma Juventus Fano 1906, impegnata sempre eh, per le gare casalinghe a Fermignano, ma ieri a Durbino. Eh, viene eh, sottolineato il secondo pareggio eh, consecutivo dalla dinamica eh, simile a quella che aveva eh, connotato l'1-1 casalingo con l'Atletico Mariner, Alma in vantaggio eh, precocemente raggiunta allo scadere. Fofana rompe il ghiaccio, replica eh, Bardeggia, Urbino e Alma non vanno oltre il pari che eh, non modifica più di tanto la situazione di entrambe, Urbino che continua a stentare in questo avvio di stagione, Alma di Ventusano sempre sul fondo della classifica, anche se oggettivamente eh, il rendimento è cambiato rispetto ad un inizio disastroso, la squadra ha cominciato se non altro a fare punti, a segnare anche qualche gol e ad incaminarne eh, meno è andata eh, male decisamente male all'Urbania che era impegnata a Matelica dove i padroni di casa si sono imposti per 3-1 colpo Matelica l'Urbania non si piega doppietta Bagnolo per i padroni di casa Rivi a segno nel finale quando il risultato era ormai certificato non basta alla formazione di Lilli che vede dunque eh, frenare la propria corsa. Corsa che invece prosegue quella del K-Sport, Montecchio Gallo che si impone largamente sul campo dell'Atletico Mariner, altra squadra di retroguardia, l'Atletico Mariner non vede la luce, l'espulsione di Sose segna la resa definitiva, titola appunto il resto del Carlino, Montecchio a Valanga per Peroni, addirittura una tripletta. Venendo invece ora... Al basket, altra sconfitta per la Carpegna Prosciutto, battuta ancora una volta in casa, il terzo KO consecutivo e il secondo di fila alla Vitrifrigo Arena. Crollo nel finale, la WL rimane a terra. Il titolo del quotidiano bolognese Pesaro parte male ma poi si rimette sulla scia di Verona grazie ad un super Ahmad che poi Ramagli riesce a bloccare. Chiusura tra i fischi inevitabili del pubblico di casa deluso per questo inizio di campionato, ben al di sotto delle aspettative. Caratterizzato anche in negativo dalle dimissioni di Sacripanti. Ieri è il debutto del nuovo allenatore eh, Spiro Leca che ha dovuto assistere ad un approccio decisamente negativo. La squadra è eh, finita sotto di 15 e poi è riuscita a risalire la china, a mettersi sulla scia di Verona a lungo ma nel finale ha ceduto. Complice appunto il crollo di Amad che nell'ultimo quarto è rimasto praticamente a secco. Dopo aver retto la baracca ancora una volta nei restanti tre quarti. Amad gioca. Un tempo eh, segnala questo riguardo il resto del Carlino, tutto il resto è Noglia, pa Pariglio ci mette eh, la grinta. Imbro delude per l'ennesima volta. Questo è il giudizio del quotidiano bolognese che eh, riflette anche le considerazioni di Leca. A fine partita ero convinta di portarla po punto a punto fino alla fine. Questa la testimonianza del tecnico biancorosso. Quanto invece al pallavolo Smart System Essence Hotels nuovamente sconfitta in trasferta, in questo avvio di stagione due battute d'arresto in altre tante partite lontano dal Palace Allende, secondo un cliché al quale eh, si era assistito all'inizio almeno anche la scorsa stagione, ma se a Ravenna eh, ci si poteva riparare in qualche modo dietro l'esordio nel nuovo campionato e anche dietro la forza oggettiva dell'avversario, a Cantù ci si aspettava qualcosa di più dalla squadra eh, allenata da Mastrangelo che invece si è arresa in 4-7, la Smart System non incide nei momenti clou, vince eh, Cantù. 3-1 il risultato finale, Fano va sotto 2-0, riesce ad accorciare annullando anche un match point ai padroni di casa nel quarto set, ma poi è costretto ad arrendersi pagando Dazio alle proprie manchevolezze nel set conclusivo. Smart System SS Hotels che non sembra aver acquisito ancora il giusto ritmo e trovato quella che deve essere la propria dimensione in questo campionato decisamente più competitivo rispetto alla 3. Eh, sorride invece la Megabox Vallefoglia nel campionato di A1 femminile, in campo il ciclone Megabox Busto Arsizio, spazzata via. Seconda vittoria consecutiva e stavolta arriva un pieno di punti per la squadra di Pistola che bagna l'esodio in casa con inno ufficiale con un netto 3-0 grazie ad una prova di qualità. Megabox Valle Foglia che come si può evidenziare dalla classifica sbarca così in zona playoff anche se siamo soltanto alla terza di campionato. E siamo così a conclusione di questo appuntamento con occhio ai giornali, come sempre vi ringraziamo per l'attenzione prestata e continuate a seguirci.